Non c'è alcun dubbio sul fatto che le forze eredi più o meno degne e più o meno dirette della tradizione del movimento operaio abbiano nel corso di ormai quasi un trentennio, abbiano diciamo, servito gli interessi del grande processo di ristrutturazione capitalistica europea, tanto per fare un esempio. Non c'è alcun dubbio. E il rischio che questa, diciamo, tendenza possa reiterarsi è un rischio molto alto. Io però, a proposito di Draghi, direi due cose. In primo luogo, è abbastanza naturale che Draghi, come del resto tanti altri cardinali dell'ortodossia, abbia via via, diciamo, cambiato un po' idea. Questi sono uomini, poi, in fin dei conti, donne e uomini intelligenti, non sono stupidi. Ah, Quindi certo. è chiaro che, poiché la realtà, mutava in maniera impetuosa sotto i loro occhi, anche loro qualche cambiamento, diciamo, lo hanno registrato nei loro pensieri, nelle loro modalità d'azione. Faccio soltanto l'esempio di Draghi, che poi fondamentalmente nasce grande privatizzatore liberista e si ritrova in Banca Centrale Europea a fare da market maker, come direbbe Paul Davidson, cioè da disciplinatore non dei governi, ma dei mercati, proprio per impedire i fenomeni di speculazione. È un cambiamento radicale. Però il problema è che poi ci possono essere anche dei ritorni, perché per esempio intorno a questo governo Draghi che va formandosi, beh, c'è chi oggi evoca proprio il Draghi keynesiano della Banca Centrale Europea per poter in un certo senso immaginare la filosofia di politica economica che guiderà questo governo. Ecco, io non penso che il Draghi keynesiano che stava in BCE a Francoforte sia rappresentativo del Draghi che andrà ad occupare Palazzo Chigi a Roma. No. Io credo che per capire quale sia, diciamo, un po' la filosofia di Draghi in questo momento, basti andarsi a leggere un documento che lui ha pubblicato appena poche settimane fa, nel dicembre scorso, nella qualità di capo del comitato esecutivo del cosiddetto Gruppo dei Tre. Documento recentissimo che però in pochi hanno letto. E lì sostanzialmente Draghi purtroppo ritorna un po' alle origini, alle sue origini potremmo dire liberiste, perché fondamentalmente dice che i governi dovrebbero smetterla di ostacolare i meccanismi selettivi del mercato e che dovrebbero invece favorire quel processo di distruzione creatrice, un'espressione schumpeteriana che però Draghi declina in senso molto liberista, processo di distruzione creatrice che deve vedere la distruzione delle cosiddette imprese zombie, cioè quelle che sopravvivono soltanto con i sussidi, imprese zombie è proprio un'espressione di Draghi, che consentano il trasferimento dei lavoratori a colpi di licenziamenti dalle imprese zombie verso nuove imprese che auspicabilmente verranno e che, essendo virtuose, si svilupperanno dopo la crisi. Questo è un processo di distruzione creatrice che è piuttosto pericoloso. Io ho osato definire Draghi, persona autorevole, anche studioso valente, però l'ho chiamato il distruttore creativo, perché in realtà immaginare che i lavoratori possano di punto in bianco essere licenziati, poi essere assorbiti dalle nuove imprese che verranno, ebbene, è un'operazione ad alto rischio, che il rischio è tutto a carico della classe lavoratrice, come al solito. Quindi, insomma, è un Draghi che torna poi alle origini liberiste, stando almeno ai documenti che recentemente ha, diciamo, fatto approvare. Bisogna augurarsi che questa sua tesi della distruzione creatrice non venga messa in opera e che qualcuno, diciamo, argini questa eventuale velleità draghiana.
Aggiungo anche una cosa per poi porre la questione non relativamente al singolo individuo, i singoli individui contano poco, ma per cercare di chiarire che cosa sono stati i tecnici nel corso della storia. Allora, qui io cerco sempre di ricordare che nella storia recente di questo paese, i tecnici che salivano alla ribalta, che andavano al governo, beh, non hanno mai scalzato dei governi rivoluzionari. I tecnici non hanno mai, come dire, rappresentato il termidoro che buttava fuori dai palazzi del potere gli eversori giacobini e rivoluzionari. No, erano governi abbastanza convenzionali quelli che sono stati sostituiti da tecnici. Voglio ricordare soltanto che prima dell'avvento di Ciampi al governo, il tecnico per eccellenza, c'era stato Amato e ancora prima Andreotti che già avevano attuato politiche di austerity. Prima dell'avvento di Monti nel 2011 c'era stato Berlusconi che con Tremonti aveva attuato tremende politiche di austerità. Prima dell'avvento di Draghi, beh, c'è stato un governo che con gli interessi, potremmo dire, dominanti, per esempio con Confindustria, ha avuto un rapporto non particolarmente negativo. Basti notare come il presidente di Confindustria Bonomi, appena pochi giorni fa, faceva un grande endorsement nei confronti del ministro dell'economia Gualtieri. Quindi, in sostanza, questi tecnici non hanno mai rappresentato una colossale svolta rispetto ai governi che li avevano preceduti. In realtà, i tecnici sono serviti essenzialmente ad accelerare delle tendenze che erano già in atto. E quali sono queste tendenze? Beh, in primo luogo, una tendenza purtroppo di portata storica, che è la tendenza a depotenziare sempre di più le istituzioni della rappresentanza democratica, cioè la tendenza a deparlamentarizzare sempre di più l'assetto politico istituzionale, a ridurre sempre di più il peso delle istituzioni democratiche rappresentative, a partire dal Parlamento, e a crescere sempre di più il potere degli esecutivi, cioè dei governi rispetto ai parlamenti. La funzione dei tecnici è stata quella di accelerare questo processo. Un Parlamento sempre più esautorato, sempre più depotenziato, un esecutivo sempre più forte, con uno scopo preciso: concentrare il potere politico. Concentrare il potere politico proprio per fronteggiare le crisi in condizioni di penuria di risorse. Perché a questo riguardo, a chi mi dice che non è così, perché questa volta Draghi avrà ingenti risorse a disposizione, le famigerate risorse del Recovery Plan, beh, io faccio presente che in realtà quelle risorse, le risorse del Recovery Plan di cui tanto di si parla, sono ancora una volta pochissime rispetto all'enormità della crisi che stiamo attraversando. Basti notare una cosa: questa è stata la crisi più precipitosa nella storia del capitalismo, ci ha fatto perdere poco meno di 200 miliardi nel corso del 2020 e non sappiamo che cosa ci porterà in futuro. È una cosa colossale che ricorderemo nei secoli dei secoli. Ebbene, il Recovery Plan, se ci pensiamo bene, in realtà non è fatto di 209 miliardi di finanziamenti a favore dell'Italia. No, in realtà se facciamo bene i calcoli, quelli non sono più di una cinquantina di miliardi per 6 anni, grosso modo. Quindi non sono più di 10 miliardi all'anno. Praticamente il Recovery Fund non servirà a fare altro che dare copertura a una spesa complessiva che grosso modo è di poco superiore alla spesa che attualmente viene utilizzata per il reddito di cittadinanza. Ci facciamo poca cosa con queste risorse ed è in questo senso che i tecnici servono: a ridurre il potere dei parlamenti, a esecutivizzare il processo decisionale, perché le risorse sono poche e quindi sono pochi che dovranno decidere come utilizzarle. Questa, secondo me, è la storia dei tecnici al governo e Draghi
autorevole, studioso stimabile, ma non fa assolutamente eccezione.